Buonasera a tutti, benvenuti nell'antico e piccolo borgo di Montesardino. Molti di voi sono già stati qui qualche volta per altri spettacoli, per artisti in casa e per altre cose. Altri sono qui per la prima volta, benvenuti quindi. E per noi è un grande piacere che siate qui numerosi, c'è la sala piena. E questo vuol dire che c'è voglia di stare insieme, voglia di confrontarsi, di parlare d'arte. Dopo un periodo così difficile con il lockdown e come tante cose che sono capitate, penso che sia bello incontrarci, fare dell'arte, parlarci. Detto questo, devo dire che ringrazio la Giunta del Castello di Montesardino per il supporto che ha dato a questa manifestazione. Chiaramente bisognerebbe farne molte di più, perché l'arte aggrega, l'arte fa incontrare, permette alle persone di non sentirsi sole e quindi di incontrarsi, che è sempre una bellissima cosa. E questa sera sentiremo un monologo celeberrimo per chi tratta di poesia in dialetto, ovvero sia Zitti tutti di Baldini. Non tragga in inganno il fatto che la poesia sia in dialetto, perché Baldini, come molti di voi sanno, è stato inserito tra i 4-5, diciamo così, poeti più importanti del XX secolo. E quindi siamo in presenza di un poeta importante. E sentirete un attore che è un amico, non è la prima volta che viene qui, è già stato per Artisti in Casa, è già stato altre volte qui in modo informale per stare con noi, per passare del tempo, ed è un attore che non recita solo, ma fa anche tante altre cose, quindi è un artista a tutto tondo. Si interessa di pittura, di ceramica, quindi è un artista che bazzica molti settori dell'arte. Il brano che sentirete dura circa un'oretta, qualche cosa in meno forse, 50 minuti, quindi vi prego di concentrarvi. Il dialetto non deve essere una barriera, quindi se qualche cosa non la capite, cercate di far fluire le parole e il senso delle frasi, anche perché ci sono degli incisi in volgare, in italiano. E quindi sentirete anche delle parole, sentirete anche dei termini non dialettali. Non voglio stancarvi con le mie parole, quindi cedo la parola all'attore Sirri e buono spettacolo. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Il monologo di Raffaello Baldini, Zitti tutti. Comunque non vi preoccupate, ci sarà anche molto italiano dentro, intercalare. Insomma, a me cinese, giapponese, non capisci niente. Per me è tutto preciso. Come fai? La differenza è. Nessuno che sceste buon al dire in casetta che Robby li sa, e invece, ma va là, io ti scuso, insegna neanche a loro che una differenza lì, là stavi muti. Se noi saremmo tutti cinesi o tutti giapponesi, va a capire. E in casetta si guardava i befatti con le stampe, e a tutti chi oggi con gli occhi a mandorla, che gli occhi a mandorla li pone stai bene, quella lanterna rossa e quella l'hai bella da fare. Pone solo gli esnioflei. Poi gli ha dato fasi per tutti fratelli. Che mi spero bene, stai metti in sé, si smetti in sé. Avevo le Tokyo, Pechino, a stradi pini una fiuma nazzante. I comani che meno, ma dove vai? Adesso è un po' in calore che cercano di controllare, di limitare, ah, ma se no, dei da mai ma tutto, ma quant'è? E c'è una brioli di caffè, i cinesi da pallone gli è più di un miliardo. Poi giapponese, chi sarà? Lui e me, in ogni che posso, sono 3-4 isole. Ma un passo di 0 milioni, secondo me sarà 130 milioni. Che poi che stai arrivando a conosci, che possa dire, qui che lei è cinese e qui che va è giapponese. E dopo?
come fai? Non ti parlo con i giapponesi. Questo è il tuo giapponese, giapponese c'è. Come fai a conoscere tra loro? Chi se sono ancora più? No, le bestie no. Come fai a capire chi è quel che è chi è quel che è là? E loro invece, perché tanti modici non vuole il carozzo. Uscirai anche lei quel che piansi. E non c'è vuoi quella. Ma quella che è cagliato di precisi? Un polazzo, se vuoi quella, le sei ingannato di precisi. E che non parlo, sarà un tot precisivo. Tot preciso. Se mette Romolo Caglienti è primo di Niaf. Cleutà, primo po, sacra testa Moncone e Romolo. Che sarà il domenica, gas, pina trama, confeso. Ma anche la verma dei spazi pure a me. La è buona sempre di che banco. Ma stai in mezzo da vicino alla Barbara. Ma fate sbagliare. Ma sarà preciso per i giapponesi. Che la Barbara da roba. Se avessi non una massa di giana di manca. A me la insomma la notte. Caldo te ti che lo guarda di insomma. E la sede di innamorato polà di questo extracomunitario, che non è un extracomunitario, insomma, alla fase arrabbiata lo conti perché è venuta da lunga che lo è, non è neanche a Varsavia, e sta più in là. Fa dire che la trovo l'America, lui. E che New York, là è quell'America, e lavora Remi in un albergo. Cladrezza un po' che in Italia, che suo è fieve muratore. Adesso da non del conte camarino e magari e fa neanche l'interprete che però di pula camarino non su vettuca ancora i discreti con per ragazzi ma non ho mai visto biondo che qui ormai un atto di colore non è neanche bisogno di Remini gli è d'importo ai Borga, Montien però se che Remini amore mi portello non porta a me qui è tutta la roba ma mica solo di stella. Un movimento tutti, a tutta razza. C'è del femmine arretrati che mangiano i catene e sta aspettando. Ma me, basta chi lavora, basta chi fa zappone. Ma non è super concetto. Se ho capito magari tu sto a farsi. Ma puta, hai scorto, rasun. E è penoso. Mi ne di buone di catene, ma no. Ha sentito il compagno tutto preciso. Anche se in fondo, secondo me, a pensare le mele sbianche. Ecco, se devo dire che pur, detto scusa, di modo non si può scegliere, è la natura, comunque il clè è, me a suo bianco, sono bianco, ma però se non puoi scegliere, vuoi essere bianco o nero? Ecco, me insomma, me avrebbe le sbianche. Ti si pone, oh, te fulesti, puoi scegliere cosa scegli. Vuoi essere nero, sei nero. Andiamo che niente. E fa quel qui bene. Lei ascolta per me. Io sono per essere bianco. Anche nel senso che sono sempre stato bianco, perché dovrei cambiare. Mi trovo bene così, per carità, cosa detto. Per me sono tutte brave persone. E adesso imparerà, perché qui lui è un mondo diverso. Chissà d'ambiente, io da, insomma, me a suo bianco, sono bianco. Che ne penso mai, non si pensa. A sono su, a San Marte, perché è che se non si è in Kenya? E mo, detto perché è. E andiamo a vedere, uno è bianco, l'altro è nero. Che in tutto il senso, a suo anche troppo bene, a suo pezzo di te. Che a morena di strada, se sta catete in blu, a quanto vivirò. Buon spero, brasi, la schiena, un po' steso a me. E me che prende, bisogna che stai in troppo, sotto l'ombrello. E anche lavarsi poco. E se un letter non viene che me, un tatane che vengo per dire quando ti diventa, sì, ma le come, come succede? La pelle, la guanta secca, la tira, la carta vitrella. E la ves? Sì, la ves, la lavarsi. O senza esagerare che adesso invece è un po' che tutta questa cosa di lavarsi. Io sempre di aver, tutti i momenti, quando la tozza, la tozza e vai.
Ma meglio che c'è te, o slavarmi, te sento forti di te. Zola, la malattia quella lì. La c'è per dire che mai, tutti i momenti. Ieri, a c'è in piazza, vi è casco, me lo freno per terra, qui è tutto ciò. Pure scapite che fa la c'è a me. Non è cacca, una tetta su muori. Lei sempre in tua scafa, che d'inverno non vedi credo, mi fai stampa, che uscava da buona, uida, sa che è buona, lo rispetto, uida, uida, che lì ci vorrebbe, lui si dovrebbe far vedere, perché quella è una cosa che bisogna curarsi, che si guarisce, vediamoci, si guarisce anche queste robe un po' lunghe. E anche nel vestire, non è una roba, a me, la sono cacciorvezzetria, però tra i modi li ha detto lì, è eleganza quella, non so. I vuoi inserire in sciacchè di Bergù, ma caldoni, me, in petto sangue. Lo so da dire, sbaglierò me perché, pum, è roba che costa, tarzant mal, quattarzant mal, scezzant alla frente, mi spentente a chi può prendere i stigmi di sangue. O siccome che roca, è roba firmata, perché se non è firmata, il lago Miguel. Deve essere tutto firmato, tutto, è calmodante. Sta roba, e come? Non sono d'accordo. Perché uno deve avere anche il suo orgoglio. Come? Mi sta da di loro? Come sta da dei sti? Te ne siete? Ma non ci può forza. Che me qui chi sta alla moda, mi ricordo Fabio Morri, patacca, ma mi attacca, sinta stoffa, sinta troppo, sinta pisci di sé, bene, eh? E me, se, hai tempo anche a me, però, non a te di chi, da dentro oggi, non mi è mai piaciuto. Me, stino, non mi sono mai messo il becco, mai. Un mercoledì, un sabato, un depursino, senza dei pesci. E la riga in ti calzone, quella c'è la riga in ti calzone, dratta, con la mia madre ragnata, io vado a scherzo piombo. E adesso invece il ragno è lei, ma io adoro questa riga in ti calzone. Vedi che qui è tutto male. E un'altra roba, che hai penso dal volti, i sti, allora non lutavo niente i sti, che invece adesso è un po' arrancito. Non sto a fare pure te, in cascarpi, tutto. E passa di anche quando è che non ho avuto niente, non manco neanche più quel che è andato al merito. Fanno dei, ecco, 1, 2, 3, 4 giacchi, 3 calzoni, qui do blu, poco sotto senza camicia. E questo, ora. Questo è un violino, è un cantone, per andare a frampole mi va a comprare. Amo cantone, per breve, che c'era parte, mi sentivo, ero sicuro di me, e invece la mano sposta. Anche professore, che una passione, me lo ci do, ci ten, tan sin che ci ten. Allora lo tengo, vabbè, ma posso andare oggi? E che cosa drink? Puh, Edith Sney un po' più curto, e cosa che dite una fama lunga? Tagnare! Ragnava. Ma che fosse qui per me? Ma se non ragnare, dopo usavi l'esce. Ma lui era un tipo isterico. Poi era scappato a noi, Sapino Montemaggi, e che si la banca popolare. Un grande amore. Queste fura quel giventetto a pietura e lui ha perdonato. Però a me, sai che entrava a me, ma se lo portava da voler riparare, che sentiva anche a me come mancava, insomma, che la mano. Però che i violini, saper su me, perché è un strumento, il violino, te ne vedi? È una creatura. E ascolta, boh, ci sono quelli che lo fanno parlare, ma non per modo di dire, il fascor dice le parole, parla. E me invece, non la potevo dormire, cerca per pagherlo, e un calò che adesso le morcurazze,
Ma mai come padre, bravo, stavolta ci andava, bravo! Una volta come padre, mai una volta. E poi bene, poi mi dà per pensare di lui. Non era un mestiere che avrei scappato la stessa, adesso non è da parte, intromesso, intercisi, no, era per me. Me suonava per me. Non aveva ragione me da pensare. E stava buono. E sta bene anche adesso. E mi va, come la sbaglia, quattro botteghe. Perché porta avanti, alberga Viserpa, le fitelle, un po' bocca. Che io pensi di CCT, più o meno sono a me, pensi per la minestra, sono un po' sul canale che preferisco il CCT, ma io mi sto da me, di CCT, e il mio lavoro è stare prima tutti, che per niente, ma è un lavoro, bisogna le spraccine, salare note, la scadenza, i contratti, però insomma, te le dai più fissi, te la tua libertà, se una mattina te vuoi andare a casa, per casa, la mia madre voleva che studiassi, non mi studi, le zie libere, la intendevo lì, la erbazza a me, le ho dato un dispiacere, il momento fa per studi, ma tanta lavora salmani, tanta, i liberi, sai da te, non ho la concentrazione, me un libro, quando le altre quattro pagine, a te volta mi perdo, che poi mi dà anche che te le sto, dopo, quanto le lette, voi ne lente adesso. E poi ne, voi ne di importo adesso. Più adesso, più voi ne. Ci sono da capo, allora da fede. Come spero che calo questa mia lezza. Amo, qui è termine si oggi. E poi ne avevo bisogno. Non avevo bisogno di un titolo di studio. Ho avuto questa fortuna, insomma. Cerco di andare a che fa smarmare il fiume. Vabbè, di mia fede. Solo che la gente, e voi essere prima la gente, ma me, chi deve perché io, me, hanno dato niente, da nessuno, non ci risponde neanche, a niente di soddisfazione, che pure me, i dischi non fa niente, lasciamo perché scorso, che non fa niente tutte te, ma lo sapevo, quel che vuol dire non fa niente, mi ne posso me, bisogna provare. E loro inapprovati. Non hanno provato. Che io avrei spiegato su figlio loro. Perché non fa niente sopra festa. Ho scelto di dare la media festa clara. Che sono sempre bene, non so fare sta camera. E attento tra i carti. È il mio studio. Chi ti è lasciato quando ero al bagno in cemento, io sto qui con i miei pensieri. Che loro gli dice, molto ne tante uffizi. Te le tante la bottega, te le tante inver, soffrite. Ste qui e pince, e in te te passaiane. Non c'è più un bordello, ma non bella 53, che non mi sento vecchio per niente. Intendiamo, 53 altre voi, qui ne è ancora la strada davanti. Però non sono più un bambino. E allora ti vengono dei pensieri. Chiede che tu hai tu qui, mi ha posto le zibuti al buletti. E non sa come, perché va scelta di mani, i vari 25 cavalli, quel che passa per la testa. Perché te trovo, te ne tante. Se trovi il figlio che tu mani, come? E te imparò. Poi mi sta bene. Ben da fatto che è un peccato morire. Ecco. Che la gente uscinti proprio da spura di questo uomo. Non c'era una sua posta di me. Ma sta buono, non mi manca niente. Ma se vuoi mangiare il faraone stasera, mangia il faraone. Se vuoi un filetto, via filetto. Se vuoi una sfoglia, via la sfoglia. Se non vuoi to la sciapa, am to la sciapa, adesso ho una tema. Se vuoi mangiare il faraone, mangia e metta zobie. Quanta fletta, Carlondra, Gabriele, alzata il fiume da Germano, a Sisnatic, che fanno di sorta i frutti di mare da non muri mai. Ecco, è sempre lei. Le sembra che scorso. Amo quattro stelle. Giovanino Mattione,
due mesi fa, quando stai andando a Bologna dell'opera, e un interrompio, chiuso. E tornava a casa che lo veste Faust, e un, e va all'opera e muore. È una cosa che so, non so mai, non lo so, io non sono d'accordo. Non in la spiegare, come uno va all'opera e la morì. Ma come se ne è un diretto dell'opera che viene condannato. Non so mica, perché metto con fu, ma sono due cose che non c'è un... Come da lì, uno va all'opera, e cosa c'entra morire? E me l'ha da lì, io sono qui che aspetto perché non stai in piedi, perché se uno è malato, quello è un discorso. Ma giovanino non matiò, non aveva niente. Lui era in piena salute, e va a Bologna a vedere un'opera e muore. Insomma, non c'è una ragione, non c'è, ma io non la vedo. Perché uno ha da morire per andare a sedere dalla mosca? E qui viene l'altro discorso. Guarda, io smuro. Senza una ragione. A qualsiasi età, che è un'ingiustizia, sempre. È sempre un'ingiustizia morire. Ma nel mio caso un'ingiustizia ancora maggiore, perché mi è stato buono. Che se non lo mandesse sarebbe un delinquente. Otto, me, più di così. Però se muore, cosa serve quello che ho? Perché se muore sgraziato, lui magari non ha niente da perdere, è sempre un'ingiustizia, perché morire non sarebbe pure mai, nessuno. O nel mio caso è più ingiustizia, per cui appunto lì è più ingiustizia. E un sgraziato in fondo, lui magari, e basta a me, chi lo sa. Ma invece basta zappare a quello. Però con questo non voglio dire, perché ci può essere un sentimento religioso e ci può essere una fede. Però nessuno ti spinge a morire, anzi, uno deve vivere. Amo com'ho, il suicidio è proibito, te non ti puoi ammazzare. Perché la vita è un dono. Che neanche lei. La vita è un dono. It fa un righe e poi lo ti indrea. Ma che regalo è quello lì? Prima te me devo sapere tu. Anche quello è un discorso da fare, che non si fa, ma sarebbe da fare. Poi non sarebbe discorso da fare, che... E dopo dal pensiero viene pensiero, perché è tutto legato. È difficile. Invece un che lavora, lui non ha... È il suo compito. Da fare da lei a lei. Quello è il suo lavoro. Quando lo fate per il contatto. Che a me scontalo sarebbe un privilegio, io sarei un privilegiato perché loro non sanno niente. Da quel che vuol dire né un'amministrazione, qui ne hanno tutti i momenti. Ma mi trova poco che parlo solo, che non ho niente da fare. Una verrà, mettiamo che sia vero. Me, quel che vuoi dire, me lo metterò. Quando arriva a capire, neanche a me, solo a me, hanno tempo. A ne so, boh, è un mistero, arruenza in trisciato, le ragioni mi va. Arrabbia lo sfa, quanto un shatan, ste tempo arriva, te ne arrivo fai niente. Che mentre poi ti paura di la vera, è verissimo. Ma non fai niente, a tempo non basta mai. E tutti te, azzurro, ma te non mi metta, mi metta con calvo, del senforti. Poi succede sempre poi quello, del castello. Ma non posso mai dirla e fatta. Beh, questa è una parola che non posso dire mai. Non posso io, non è mai finito per me. Che hai preso la notte, potete dire, ah, l'hai fatta, per un senso, un momento, direi fine. Chi ti va a lavorare la mattina e la sera io torno. C'è l'andata e c'è il ritorno. E me sempre quello che bisognerà capire se proprio. Ma la zeta su di te per salute, che è buona di te, non fa niente. Non si può ragionare, in ragione, loro hanno questa mentalità che tanto crede, dalla purezza, una mentalità sbagliata, ma dalla purezza, niente. È un cacà. E in caso qua uno, non ne so, sta troppo una cattura. Invece me, su te, che fiori, è grande, un bravo ragazzo, però dal volto gli parlo, gli dico, e loro non spongono. Senti, ho capito che ascolto troppo i zuba, oggi, io vuoi fare, non chakri. Chi ha ragione, io li capisco.
Ma che non scordo mai. Ui, a volte che il man, perché lo sa troppo di sciare. Ui, a sciare gli studi, ma lei qui che non avesse niente. Un guarda, e sta sempre. E mi guarda che mi ha scordato. La bella di Cetane, va bene che è un'età un po' critica. La sua mala di schiavione, capisci? E Esgon? E che Esgon però è un altro tipo, lui ha un suo carattere. Bisogna conoscere la sua idea. La Tardeo si è messo a letto in magazzino a chat, che non arriva a capire, c'è anche per la scusare, perché è conosco poco. Insomma, la c'ha questa bicicletta, la sua bicicletta è nuova, quasi nuova. E le letterie con la smonta. Vuoi fare un lavoro? E smonta tutto, tutto smonta. È una roba che ha passacciato da molti. E lo ha anche detto. Ma da finire che te la smonta è dai nuova. E dopo il montello, allora, no, ma io sbarbotto che capisco niente, ma lui. E ne so se c'era via, chissà, come sai suo compagno per la scuola, che per scuola non posti niente, è il professore, studia, fa i compiti, insomma, così non prenderà 10, ma un entrio, no? È sveglio. Le pechette, però talvolta la dagli idea, adesso è un po', perché quando spetti da testa una roba, ogni modi, è un po' con volumbrella. Forse può con toccare la tua umbrella, no? L'ho una volumbrella. Quante più che scappa che sia sotto l'acqua senza niente. Ma porca madonna, porta qua il torto invece. E più otto l'umbrella. No, l'ho l'umbrella una volta. Che merda, che vergogna tant'è. Con l'ombrello non di più. Ma è fatta apposta l'ombrello, è stato con te. Quando io esco, va scorso. Non ne può di niente. E l'altro te, o se avesse smontato questa bicicletta, no, è manubrio, rodi. No, tutti i freni, i fil di freni, tutta la vita, gli apparecchi, la smonta tutta l'uomo, la smonta in calone, la sciala. E con le pnelle, pes, prima una volta il petrolio, poi guida l'olio, poi sta chi c'è per la rosa. E fai su scartosso, ma dentro di scartosso. Una vita scartosso, galetta rodi, ogni galetta un scartosso, nem, di scartosso. Una fatta una stesa che te li conta. E io metto, se la scansieri, ne mi vesto la conserva. Io la sciondere di un uccello, una bella smutta tutta. E scarto se vesce i sarcioni, cui a caverrazi, razza, par razza la smonta, ma l'ho fatto un lavoro. Vabbè, la smonta per pezzo, senza non niente precisi. Non è per niente una vita, a tutti i chauffeur, cassaviti, animali, pinzetti. Che lo so sicuro che se vuoi, l'ultima monta completa per noi. E me magari. No, è bravo. Io non gli posso dire niente. E non vuoi neanche di niente, perché se questa è una sua idea, l'avrà un'idea che mi modilo a quel che vuoi fare. E se me non avevo di pazienza, lo diremo. Che me però, e anche a me, ho un'idea. E pensavo io sì, perché lui e guarda sempre ad Eric, Perry Mason, il tenente Colombo. E lui, i pisi fin polizieschi. E anche sulla bicicletta diciamo magari e fa una prova per dire questa è la bicicletta adoperata per il delitto e l'uomo la studia o la smonta per vedere, per scoprire è come un esperimento che mette il voto e pensa non è una sbaglia perché uscivo bene a sti polizia per non sbagliare adesso avrei tutto non capendo tutto e insomma ecco lo zoo, dopo sono molti, in fondo sono dei bravi ragazzi. C'è, non c'è la necca con la donna, però la maggioranza. E invece uscite sempre scorme, che non hanno ideali, che non hanno questo, che non hanno quello. Sono patacchetti, la gente scorpa chi ha la bocca. Poi non si rendono conto, hanno i paraocchi. Che qui è un cambiamento continuo. Teniste te, è un genitore di fatica, non si può sempre regnare, ma su tre niente, guarda i mezzi. Che il mondo
qui è tanta clarabe. E i giovani le sentono queste cose. E invece, su chi sente? Sa che sente. E da volte dico, in che mondo lasciamo questi giovani? Perché io vado bene, va bene, solo ringraziare il Signore. E io faccio delle domande lo stesso. Ma non so mica solamente, ma bisogna trovare una risposta a queste domande, che magari le robe da niente sembrano robe da niente. Non è vero. Non ci sono cose da niente. Perché tutto ha la sua importanza, tutto è legato. Sai che ce l'ho prima? Ah. Faraona, i filet, la sfoglia. Invece con me, quando sei scelta da un lapide di radici, un ovdo, per me è una festa. E così io penso a queste cose, che sembrano monete da patacchiare, perché io dico, anche questo è un'ingiustizia, perché un sgrazie lo un po' mangia sempre faraone, facendo sfoglie. E io che potrei, io non li mangio io. Soltanto che addirittura metto a botti un po' tonce la e ben frescheggiante. Per me la è massa, che è un'ingiustizia. La sua è prende, che è come un'ingiustizia per di Cesarino Femasler. Tutte le carne, shankur, delta, tride, che un sul lavoro c'è carne, shank, sta ne una donna, era un bicicletta da parlare, pure cinque, un uomo che avrà 44-45 anni, con guarda se che io ci paniamo carne, shank, e tanto spughè, dopo fa la testa, un uscino cres, pure, e questa non è un'ingiustizia? È colpa clava che se non devo la piadina, scherpi. Vuoi che fai fioresta, to? Ma ce ne sono di ingiustizie. E Don Saverio? Don Saverio. Porca madosca, ma Don Saverio, mi ero conosciuto che c'era un bordello. L'ordine era Zavecci. A Marco metto gli usciuti di Don Saverio. Ma lui sapeva, la ne da crede, lui sapeva 18 lingue scritte e parlate. Sdot lingue, ma che non sapeva l'italiano, me, perché l'italiano è me, qui a Calparoli che quando scorre la televisione la fa sfatica. 18 lingue, te capi? Ma mica solo francese, inglese, tedesco, no, lui sapeva le lingue orientali. Che non sapeva poi niente, anche come scrittura, ha detto traspito, sfrocci, qui questo di mai, perché? Era portato lui per lo studio, ma lui lo studia sempre, tutta la vita. Difatti non confessava. Le domande per me se vescovo, dovendo studiare, ma anche per una questione, perché lui diceva, io non posso giudicare, non me la sento, non se la sentiva di. E il vescovo, lui aveva per me, cioè se non te la senti, io non ho mai consegnato la sua vita, mai. Non voglio sapere i peccati di nessuno, diceva. Ma allora la sua passione l'era studi e studiva tutte le 18 lingue, ma non solo la lingua, i dialetti lo sapeva, i dialetti. No, se andava a Shanghai e scriveva Shanghai cose, ma così dice, Shanghai, insomma, i dialetti a Shanghai, se andava a Pechino e scriveva il dialetto a Pechino. Anche in India lui poteva andare a Calcutta, parlare il dialetto di Calcutta, Bombay, parlare il dialetto di Bombay, che poi non è mai andato, lui non viaggiava, non è mai andato in vero. Lui studiava, aveva la cabinet libera, fino su fetto, dal cambio con le durla, cos'era tutto, tutto pieno di libri. E leggeva tutto, e sapeva tutto. Ma scienza che avrebbe potuto, invece niente, lui non stesseva in nessun paese, nessuna importanza, lui rispettava tutti.
La Pasquina lei andava a fare a faccende a ca, il professor Mosconi, ricco di giornelli, in snircenni, lui trattava preciso. Ma poi ne so, era un, mi clavesse sempre poco di danni, e scappava poco. La mattina andava a dire sul messo in te su Franz, e stasera le fa che non ha mai bandito nessuno. Non era un intrigante, che poi mai detto, insomma, che a sua vita lui non ha mai, non si è mai, anche un consiglio, a volte che qualche tu magari si compra, era si istruì e si aveva robi, ma no, la sua parola era, non me ne intendo. Lui era un uomo di studio, e mondo, la zanza, non si trovava. Lui non era capace, non era un uomo pratico, lo sai. Stai facendo di una cambiata, non la conoscevo. Pagherò, se vuol dire pagherò, chi è il pagherò? Lui era fatto così. Che caro pure. Anche parola d'Aleste, se avete tutto, e non è buona fe niente. E il suo fratello, bravo anche lui, se non più bravo, Paolino. Lui era un matematico, Paolino Bordello. Uggeva anche il professor Menghi, lui tra sul testa era tutta matematica. Un mistero di nessuno. Ah, ma con festeremo, dopo voilà, quello è un dono. Quello lui aveva questo dono della matematica. E la Pasquina, quando aveva anche da noi la Pasquina, dal materia dice che stasera dagli uni, disdesse su qua strada di Zeus a sentire la musica senza fare niente e guardava per aria e lì la pure non la capiva, quello era il suo modo di pensare, perché in fondo anche la musica è una matematica, le note tambusgare è tutta una costruzione e l'altra su testa chissà sull'onda della musica in ombra la combinazione chissà perché strugava con era print lo. Non era neanche scusè, era giovane antico, un slugagno, sempre se che spolverino tutto lì, di combattolocci, Marco, ma lo conosco, poco. E trovi una mia detti, un mia detti mi ba, e mi ba, la conosciuta. Mo Paolino nella matematica aveva fatto delle cose sue, delle scoperte, aveva inventato, perché lui, Paolino, l'applicava questa matematica, che per capetta c'era ripetizione in burdel, pure aveva capeccalo, ma lui era superiore. L'aveva visto anche dal camminello, andava sempre a spunto, che pareva un po' grazie, invece se aveva una testa, lo era sempre a dritto per nascere. Però era un uomo segreto, non si confidava con nessuno, non si affidava, perché oggi sai, te fai vedere una cosa e quello il giorno dopo te la copi, cambi un bel, un cappetto e dici la farà loro, che roba sua. E te sai che potevi, eh? E lui non si fidava, non si fidava di nessuno. Che prima è andato nel campo della fiera, e io mi ha detto tre volte, e lei non si capisce che era un aeroplano, quello un apparecchio nuovo di sua concezione, che lui voleva fare degli esperimenti. Però dopo si riduceva troppo azienda e niente più. E lei andava in campagna. E sta aeroplano non si è mai potuto sapere, lui non ha mai detto niente. E fa fatto tutto per noi, in che modello, eh? Orfeo non aveva aiutato nessuno. Tutto con le sue mani. Amò. Non si affideva. E andava in campagna la mattina presto. E ci aveva su in bicicletta con stesso cartone via, che poi non era solo. Merda, aeroplani, eh? Te voi e loro, una inventata, per lui era un bisogno della sua mente, non poteva essere buono, perché era un tipo nervoso, eh? E con polunati. La testa quando il cervello lavora troppo. E per addirittura progettò anche un sottomarino di tipo nuovo. E perché non sei buono, ti devo mandare a me da Roma, Italo Balbo, eh? Amo, qui è stato un sussurro. Per quell'aeroplano. Perché lei era anche un po' scorpato, tipo non poteva dire di no, c'è mai Italo Balbo, si è fatto tutto cadere. Che a Roma poi sapeva in quale.
E a lei le stiamo a di carabinieri. E lui insomma le dè. Sono la succhetti, se moderno, e Italo Balbo lui ha detto: io voglio sapere, tu mi devi dire questo aeroplano, io devo sapere tutto di questo aeroplano. E lui ha spiegato, mi ha fatto dei disegni, calcoli, e moderno. Gli ha detto un posto, non a Roma, forre, in un posto tutto chiuso, perché lui ha detto: io parlo, faccio vedere tutto, però solo a Sua Eccellenza. E invece porta per non tu. E lì hanno fatto delle prove. Moi esce dagli ori, tutte le prove possibili e immaginabili, che Italo Balbo le ragazze. Non se l'aspettava una roba così. Pecle ha detto: ma qui è una rivoluzione. Ma capisci subito? Perché era tutta una concezione nuova. E no. E dopo questo che chi te prende e pareva, e poi insomma questo di scapozzi che a lei le fatica capire la politica, le gelosie, insomma la roba dell'andare avanti. E anche Italo Balbo, che lui era convinto, lui l'aveva detto: ma Paolino, fidati di me, lui ha detto, noi andiamo fino in fondo. Asceo gli ha detto: noi andiamo fino in fondo. E invece è calò, perché in avu contro troppo. Molte le indosti, diciamo com'è, tutte le indosti che aveva gli aeroplani che erano in piena produzione, e poteva stare buono. E c'è stata una reazione. E avrà detto: è un modo cambiato, da un momento a te, e tutti i bocchemmi sdranti, chi è che ci dà dei tre? E tutta la roba che fa finta da destra non va più bene, che era anche una mortificazione per loro. Comunque, aveva questo che quella della campagna, o si può insegnare noi, come che andava a fare gli aeroplani. Ecco, per dire, senza rendersi conto del danno per la nazione, che anche Italo Balbo le fa dire, perché di cose se ne dicono: andiamo fino in fondo, andiamo fino in fondo, ma poi gliela fa segna cruda. Che dopo le deve e dopo anche lui si è visto come ha avuto, insomma, una fine. Come mi speri tu, i dici per sbaglio, è un bagno, ma quello è un mistero. È un mistero quello lì, che non si saprà mai. Mo Paolino era una mente, una grande mente, e sempre da parlò, e la sera, con la contella pasquina, lì era lei, l'oggiva niente, e metteva a posto da su carti, in moderno, tutta la sua roba, quando erano fuori block notes, quindi aveva la carta, e ho cercato aiuto in cadalia, la sgombra due ormeri e una cassa. Qui era carta di importo, sulla grandezza, sulla terra, sulla scarani. Vogliamo cedito, sto carte, sta cusano. E poi è andato al cammino. Qui era di giorno il vecchio di Stecla 6. Lo si è messo a vedere stai. E pian piano, o senza fare una gran fiondata, no? E c'aveva un po' di quadra, e poi, e mi avete fuoco. E stesseva a te. E l'ha bruciato. Qui è venuto il tempo, la finicola era nota, ogni arguanza neanche un biglietto di treno. La bruciato e c'è la setta, che la pasquina leggeva: ma signor Paolino, l'ha bruciata appunto sta roba, è tutta carta scritta. E la setta, e faceva a cieco la testa, che quel cui era incalcati, e è andato tutto perduto. Qui era scritto l'universo le tratte. E 4 anni dopo è morto. Una ciascotta su un furgone, alla stazione vecchia, allora era in bicicletta, levato il cloè, la traversè, una guardè e clè, boom! Quindi è tratte, e dopo le potete vedere, non finiste niente a fare. Che però non è con la patè. Ha perso conoscenza subito. Ci manca un botto. Por Paolino, però, non mi ne letta di caffè, scusa mica adesso, gli americani gli ha fatto un aeroplano, dicono che non si vede, non si vede, e mi ha detto: oh, su sapesse Paolino, che fosse suo aeroplano, chi Paolino? In inclusione non sapeva niente. Paolino chi? Puretto.
le stelle che pure sono in tavolo. E quando va la svelta pur dire quel chiamai in pantai, ha inventato ormai, o solo la televisione, così fa più tempo, stai in pens, la televisione è una roba, stai di sdi a casa, tacco un bottone e via monte, che però a me è un po' cazzendevo di qua di là, poi è morta, ma soffro la televisione. Ma non trovo mai, è sempre per noi, facciamo un bel applauso e tocchi vado a noi, cosa fai? E allora, a scappo, a ciapso in macchina e a fare un zero. No, da lontano, perché si può sia, a ma fermo e a mando una cartolina. Come non scrive mai nessuno, che dice me un piso, ma te la trovi un po' in posto. E allora, non scrive da tra. La prossima, Pietra Cut, da un bel, una cartolina, saluti e sotto scarabocci. Però cambi tutto a volte, perché dopo se no, se porti sparoli, la sarà sempre roba nuova. Tanti saluti, saluti e baci, salutissimi, saluti cari, un pensiero, un ricordo, arrivederci a presto, poi attento al calfresi, parca mieche, che i miei dici. Ma chi è lo scrivere? Ma niente, sono amici. Bravo! E sì, mi arrivo a star cartolina, che li tengo anche la conta più belli. O se no, da volte a fare qualche telefonata. Facciamo il nome qui entra le prime pagine di libro. Le ultime notizie. Il tempo, le strade, le condizioni delle strade, qui ci sono dei lavori, bisogna deviare, lassù c'è la neve, ci vogliono le catene, l'autostrada del sole, la via Emilia, la via Flaminia, tenere la distanza di sicurezza, che in tutto il senso, per sempre mettere sta parte, perché strade, non strade qui, ma non è punta d'importo, Tom Scott. A Bologna, a Badiata d'Alta, a San Benedetto del Tronto, a Zurigo, a Madrid, tutto funde, qui alla strada. Basta per te. Solo per me a parte sua. Che però una guerra no. Ogni tanto passaste neanche a me, con gli amici della Rock, sti stada a Sestè a Siena, a te il Palio. Si con cui reca al mostro di Picasso e dice. Dormiamo all'aereo, partiamo il pomeriggio e la mattina chi vuole andare a vedere la mostra, ma che è palio, ma è corda ma se esce, e la senza di errore ci fermo paura. E la mattina dopo so stesso, e lì era mi morì, e la fuori stirla dice, non ho chiuso occhio tutta la notte, vai te, vai pure te. E me passo un decciotto, ogni era nessuno, e la scatto. E proprio che momento è Vezzola Sandra. Posso offrire un cappuccino? E tutto il cappuccino? Boh, se capisce. E allora andiamo a vedere sto Picasso. Elia, sì, ma prima fammi vedere due vetrine. Ma come no, anche tre, quattro. A Sceniglie. Elia la facciamo sotto a brazzo. E cammina un po'. Non è una stretta scintilla. E un certo momento. Allora guardate, a 5:20 sta 7. E se non è 20, stretta sempre più stretta. Guardate la vitrina, ma non è niente. E a 20 da 7, era un albergo. Bel, grande. A 5:30 sempre da 7. E avevo questo suo festo. Perché la Sandra a me la mi era sempre piaciuta. E a Egeva me la andava sempre tutti lì. Come tanti invece, e sta la fenda morta. E dopo quando siamo tornati a casa, siamo vesti, e mi scusi, ma niente lì. Ma non fosse un freddo niente. Né a cercare lì, non capiamo scusi. La scarsella. A donna ne so, boh, va a capire donne. E una sera la Clara, la mia moglie, che non fa quattro stelle, capiò. E sarà stata un anno e mezzo. Un te l'hanno detto a Sonicia, che me non mai Sonicia che sempre
No, adesso è un po' che russi, russi forte, che non riesco a dormire. Cioè, sono cattivi, polesco. Non è che mi sei su di c'è, mi sento. Mostra di te, e ha fatto capri da letto. La cara è grande, ma però non un pesce. Ma lei esce, se no non dorme. E poi, ecco, dopo Siena, 3-4 ore dopo, una signora mi ha detto, ma come niente, mi clamce o se guaste tempo. La signora gli dice, detta cugina, ormai noi in fondo non abbiamo più niente da dirci. Sarebbe che non abbiamo più niente da dirci. No, scusa, ma non capisco. La bella vincuna anche se pure ce ne siamo dette di cose ogni tonani. Adesso non è che tutti i giorni ci siano tutte queste novità. No, ma il mio è un altro discorso. Che non abbiamo più niente da dirci. Insomma, allora c'è il caffè. La stenzetta. Adesso, senza stenzetta. Poi non siamo più giovani. Ho capito, non siamo nemmeno vecchi. Va bene, però siccome ci sono i figli, che è voleva di me, certo che ci sono i figli, ci sono due figli, e allora rimaniamo buoni amici. Come buoni amici? Sì, come due buoni amici. Ma amici a che? Ascolta questo. Cosa vuol dire buoni amici? No, vedi, io credo che noi due non ci siamo mai capiti. Io sono diverso. Sarà che sono stato educato in un modo. Sì, ho capito perché la è maestra. E la blu sempre fa scuola, che non ne hai bisogno. E avrò detto per volte. Ma da fare che punto te mate con i butterocchi che abbiamo già i nostri? Ma io la disco che stare in casa si sentiva. Anch'io la mia vita per me fare scuola, insomma, la blu fa scuola, e la fa scuola ancora. E tre mesi fa è venuta fuori questo discorso. Che secondo me lì era la sua, admette la sua, lei sa qualcosa. O magari è solo un sospetto e non dice niente. La uno raccoglie e non perdona, l'hanno sempre detto. Ci sono delle cose che io non le perdono, che in fondo posso dire da parte mia, io ho sbagliato quella mattina, però bisogna anche capire perché nella vita so. E lì invece non perdono, e la sbaglio anche lì, e qui è di momenti, stai a fretti, hai racconto, come fai in te, è la vita in fondo, che ne parla capire, siamo uomini, non siamo di legno. Che però slaccia le trascurche un po' di niente, perché non stroppa, di quanto appunta. E se la lascia, c'è anche la frase, e vabbè di me, che non c'è un pezzo in te, e hai anche il coraggio di venirmelo a dire. E intanto quei passi di passa smagno su niente, lì era sempre canti sparoli, ciao, vado a scuola, è pronto in tavola, cerchi un'aspirina, è tardi, buonanotte, che non capisco niente. Cerco la fede. Perché che sei Gesco ho fatto uno sbaglio, che lo riconosco, è uno sbaglio, che non fare più. Ecco lì la non credere. E l'avrebbe preso. Perché avrebbe fuori la porca puttana. Sarebbe fa pazzo, ed esco io sono stato due fuochi, ma che due fuochi, ho sbagliato, e poi non volevo fare niente, è venuta a c'è. E la Clara, non perdona, siamo buoni amici per voi. Adesso diventermi con la mia moglie, siamo amici. C'è me alla tavola tra volte, a me niente, c'è ognuno per col suo, per la sua furistina. Amo, ho 53 anni, e dice il tempo è passo. Però, quindi è chi ne ha 41, chi ne ha 34, chi ne ha 22, e dice, ma passa nel capello, ho capito? Ma il tempo lo, l'acqua da per sé, il punto da me. Non è il tempo che passa, se non capo sempre. E dice, e passa il tempo, tu va, una tante in per, tu che la tante è il tempo. Se non, che mi tante qua, là, che sono sempre in prisca, sempre a terra, che non ti arriva, non arriva mai. Che se stasse un ferro, bisognereste ferro, ferro, fai la morte, mia marina. Solo che
aquesta firma de fat, quin tiré fi, ho tren de tu així, m'ha repre esportador. M'ho morí perquè em pec, m'això, la meva vida, verdad? Hai ragione solo del volto e ascolta per me. Ma questo vuoi ragionare? Perché tanto ogni attente di ascolta per te come mai. E c'è chi ho da scorre, c'è chi l'idea proprio. A te patate che ti capisci niente. Ma chi piazza di lì, ma la gente che c'è un percorso, un da fare questo e quello. Non va mai bene niente, che c'è per la vita di scontare niente. C'è voi. C'è lì. O stasi buon momento, stasi sette meno, stasi, non stasi mai sette, stasi un po' sette. Non voglio sentire volare una mosca, se! Stasi sette, porca puttana! Zitti tutti! Grazie! Grazie a tutti voi che siete venuti in questa bella sala. E un ringraziamento particolare alla giunta di Castello e al capitano di Castello che hanno organizzato questa bella serata con Marco Biagini. E vi ringrazio ancora. Cittadini e non di molto gioco. E volevo ringraziare anche davanti a tutti mia moglie che mi ha stirato la camicia. Va bene, bravissimo Ilario come sempre. Adesso io vi invito al rinfresco, quindi chi si vuole fermare con noi, c'è qualche cosa, facciamo anche quattro chiacchiere insieme. Bravo. Grazie a tutti. Grazie. Sì.